TG Meridiano. Apriamo con il maltempo, crollato a causa del maltempo un tratto della statale 2 Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani in provincia di Siena. Nessun automobilista è rimasto coinvolto. La strada è interrotta e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficoltà, dice il governatore Enrico Rossi, che su Facebook ha postato anche le foto del crollo. Oggi stesso ho deciso di proclamare lo stato d'emergenza e lunedì faremo un summit con ANAS, province e comuni per dipartimenti regionali. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi. E ora la politica. Regionali, Toscana via alla candidatura di Gianni a presidente della regione. Sinistra non firma ok dalla coalizione di centrosinistra senza sinistra 2020, sì e articolo 1. Vediamo. Mediaticamente offuscato dal crollo della Fiorentina contro la Roma, nelle stesse ore si è consumato lo strappo nel centro-sinistra toscano in vista delle regionali di primavera, perché è stato dato il via libera alla candidatura a governatore di Eugenio Gianni da parte della coalizione, ma senza il sì della sinistra. Sinistra 2020, Sinistra Italiana e Articolo 1 hanno infatti detto no. Ma intorno al nome di Gianni c'è comunque una coalizione forte di 15 liste. Al termine di un lungo incontro del centro-sinistra, concluso ieri a tarda sera, la gran parte delle forze ha infatti firmato un documento che esprime condivisione della cornice valoriale e programmatica definita insieme in questi mesi. E un giudizio positivo sulla candidatura di Eugenio Gianni alla presidenza della regione per attuare le idee già condivise. Il documento è stato sottoscritto fra gli altri da PD, La Viva, Europa, PSI, Europa Verde e Toscana. Ora le forze firmatarie invitano Gianni, attuale presidente del Consiglio regionale, a incontrare subito la coalizione per iniziare insieme un lavoro sul territorio a stretto contatto con la società toscana nelle sue molteplici articolazioni. La volontà condivisa di tutte le forze che aderiscono al documento Pro Gianni è quella di continuare insieme al candidato il confronto anche con gli altri partiti e movimenti che hanno lavorato proficuamente con noi in questi mesi. Il riferimento è ovviamente anche a quelle forze della sinistra che non hanno approvato la candidatura di Gianni. Cosa faranno le tre liste lo si vedrà nei prossimi giorni. E il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, traccia il bilancio del 2019 di metà mandato e dice: abbiamo sempre messo il cuore nelle cose che facciamo, e ricorda i progetti avviati o completati come scuole sicure, la riqualificazione dei parchi e l'estensione della rete idrica. Vediamo. Sindaco, siamo alla fine dell'anno, è tempo di bilanci, tra l'altro per la sua amministrazione siamo ormai a metà mandato. Che bilancio si può fare? Ma io credo non si possa essere mai soddisfatti, perché la città cambia, mutano le esigenze, i problemi sono tanti, quindi dobbiamo essere sempre attenti e dobbiamo sempre darci da fare. Però qualcosa è partito nei lavori pubblici, i controlli sulle scuole stanno andando avanti, oltre 31 verifiche sismiche statiche, tanti cantieri, tanti interventi per renderle sicure, la riqualificazione dei parchi va avanti, dei grandi parchi ma anche di quelli in periferia, l'estensione della rete idrica, dei servizi essenziali. E con queste cose, anche quelle più strategiche, il piano sulla cultura per capire quali sono i luoghi importanti su cui investire, le strategie per il futuro, sul turismo, sulla pianificazione, siamo alle soglie del regolamento urbanistico e del piano strutturale, stiamo lavorando su tanti fronti. Sono contento però dell'impegno, questo sì, che ci abbiamo messo, a volte abbiamo sbagliato, ma abbiamo sempre messo il cuore nelle cose che facciamo e speriamo nel 2020 di vedere frutti importanti per la città. Tra l'altro anche la città è cresciuta anche nelle classifiche, più 6 posizioni in quella adesso le 24 ore sulla qualità della vita. Ma io sono uno che non dà molta considerazione a queste graduatorie, un anno scendi di 20, poi risali di 5, e a me mi interessa i dati che posso toccare con mano. Vedo che nel mondo industriale e della manifattura c'è voglia di investire, con le aziende già che ci sono, e ci sono alcuni siti industriali che finalmente sono stati ripresi da imprenditori e sono stati rilanciati. Vedo che il vivaismo
regge, investe e vuole andare verso una direzione green e sostenibile, anche con innovazione e sviluppando nuove forme di vivai. Ecco, questi sono i segnali che più mi danno speranza nel futuro e speriamo di migliorarlo, speriamo di rendere Pistoia, perché è così, una città attrattiva di investimenti e anche di abitanti, perché la qualità della vita che c'è nella nostra città è sicuramente superiore a città più grandi che ormai sono diventate, diciamo, insostenibili da un punto di vista di vivibilità. Presentata la nuova governance del turismo della Toscana, vediamo. Un piano da oltre 7 milioni di euro per cambiare il turismo in Toscana, spingendo i flussi anche in zone oggi meno visitate e magari alleggerendo il turismo di massa nelle grandi città. È quello che si propone di fare la Regione, che attraverso Toscana Promozione mette in campo un nuovo approccio che risponde all'hashtag Tuscany Together. Il quadro era già stato tracciato con la legge regionale del testo unico sul turismo, adesso sono stati attivati tutti e 28 gli ambiti turistici in cui è stata suddivisa la regione. Attraverso questo metodo di sperimentazione, che è accompagnamento ai territori, quindi Toscana Promozione per la prima volta lavora con i territori e lavora con gli operatori dei territori, noi abbiamo che la filiera complessa del turismo si promuove non soltanto nelle destinazioni più note, ma anche in esperienze turistiche o in visita di luoghi che attualmente non sono visti, e quindi abbiamo messo a disposizione degli enti locali, ma anche dei soggetti privati, tutto un sistema di accompagnamento. Sembra un ritorno alle APT. No, non è un ritorno alle APT, perché è l'applicazione di un metodo completamente innovativo e molto orientato al mercato. Noi andremo dove sappiamo che la domanda ci conduce, per tipologie di prodotto di nicchia anche molto specifiche e innovative. Perché una particolare attenzione al mercato cinese? Perché tutti gli indici ci orientano verso l'Asia e verso la Cina, un nuovo mercato, emerge una domanda di offerta turistica qualificata, non più massificata, che trova in quel paese numeri assolutamente rilevanti. Siamo stati già felicemente meta attrattiva per il mercato giapponese, coreano, ma oggi la Cina si presenta con un interesse che va strutturato e va orientato verso un turismo di qualità sostenibile per la nostra regione. E ora a Pistoia, dove il Vescovo ha parlato dell'attualità della diocesi, che sarà molto impegnata nel 2020 per quanto riguarda l'anno santo Iacobeo e il sinodo. Vediamo. Per la prima volta sarà una donna a rivestire l'incarico di economo generale della diocesi di Pistoia. Lo ha annunciato il vescovo Fausto Tardelli nel corso del consueto incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale. Si tratta di Elisabetta Fedi, ex funzionaria della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, che subentrerà al commercialista Pier Giorgio Caselli. E ora andiamo a Grosseto, Toscano, Abiti Sartoriali presenta la collezione Zero e annuncia apertura di uno showroom in via Monte Napoleone. Vediamo. Presentazione della collezione autunno-inverno di Toscano, l'azienda manifatturiera di abbigliamento che è sorta dalle ceneri di Mabro e che oggi si sta imponendo anche a livello nazionale. La collezione autunno-inverno è stato un grande sforzo, la collezione Zero, ma una grandissima soddisfazione. Siamo veramente entusiasti del livello dei capi raggiunto e anche del colore e dello stile della collezione. L'elemento prevalente è la grande, grandissima qualità, sia per quanto riguarda la scelta tessuti e accessori e per quanto riguarda la stessa manifattura. Invece a Milano che cosa succederà? Beh, Milano è un must, no? È impossibile non essere presenti. Ad anno nuovo avvieremo questo showroom in via Monte Napoleone. Chiaramente diventerà un hub per tante persone, per chi cerca qualità, ma anche per il trade e per chiunque voglia approcciarsi al mondo toscano. Noi abbiamo abbinato i modelli che si adattano meglio alla tipologia del tessuto, abbiamo fatto nelle varie costruzioni delle giacche decostruite, morbide da portare magari anche con pantaloni di cotone, addirittura anche con il jeans, fino a finire dei capi di alta moda da sera come può essere
essere uno smoking o un abito elegante, e questo è quello che vorrebbe trasmettere Toscano, applicando tutte quelle che sono i connotati sartoriali che possono dare quel pregio del Made in Italy e del capo di alta sartoria. Grandi investimenti anche su Grosseto, presto trasferimento nella nuova sede. La nuova sede ci consentirà di ampliare la nostra potenzialità produttiva e riusciremo quindi ad assumere almeno altre 20 persone. Quando avverrà il trasferimento? Presumibilmente nel mese di aprile. Quindi una prospettiva molto rosea si apre per Toscano. Si apre questa prospettiva anche in riferimento alla richiesta di prodotti che abbiamo. Ci presentiamo come questi eredi di questa grande tradizione e c'è ancora il background di Mabro. Si nota nei mercati una grande attenzione. E ora le previsioni meteo. Domani nella notte molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, in particolare su Grossetano e zone costiere. Tendenza a miglioramento già nel corso della mattina fino a cessazione dei fenomeni. Venti di ponente moderati con forti raffiche nelle zone interne, forti con raffiche molto forti su costa e arcipelago, mari agitati o molto agitati con probabili mareggiate sui settori settentrionali, temperature in lieve calo, in particolare le minime. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione del TG stasera alle 19:00.